Prima di tutto, grazie a Marcello di questo invito, grazie a Giffoni, la Proloco, Fondazione Sud, chi ha organizzato questa proiezione, anche discussione. Per me è sempre un motivo di arricchimento il fatto che ci sia anche una discussione all'atere del film, perché è, come dico sempre nelle presentazioni, è un racconto assolutamente parziale, incompleto di quell'esperienza. Non sarebbe potuto che essere così, visto che è un film di 78 minuti e stiamo parlando di 8 anni molto complessi della storia in cui ci sono state le giunte Valenzi. Il film si chiama La Giunta, ma in realtà le giunte Valenzi furono sei, dal 75 all'83. Sarò brevissimo perché molto è stato detto già prima. Io ho fatto questo film prima di tutto per raccontare la storia di mio padre, cosa che volevo fare già da tempo. Poi l'idea di farne anche un film sulle giunte Valenzi mi è venuta incontrando Lucia. Seguendo le pubblicazioni e le iniziative della Fondazione Valenzi, in particolare la pubblicazione dei diari audio di Maurizio Valenzi, che il papà di Lucia registrava la sera quando tornava a casa. Fu proprio Lucia a procurargli un vecchio registratore geloso. Poi Lucia ha trascritto questi diari e ne ha fatto una pubblicazione bellissima. E già leggendo questi, ascoltando, poi mi fece sentire anche le registrazioni, mi sembrò un documento straordinario, e quindi unì questo desiderio di far sentire questi, scoprire questi documenti preziosi su Maurizio Valenzi e il mio desiderio di raccontare la storia di mio padre, di portare qualcosa alla. Prima si diceva bisogna tornare a raccontare la politica come qualcosa di bello. Ecco, per me la politica fu qualcosa di bello, cioè fu bella. Io non trovo bella la politica attuale. E quindi volevo raccontare la bellezza della politica di allora. Io quindi sono un figlio di un politico, non ho fatto politica, ma sono figlio anche di Floriana, mia madre che sta qua, che è stata una regista. Quindi io poi ho scelto la regista Rai, io ho scelto la strada di mia madre, però evidentemente volevo anche fare un atto d'amore nei confronti di papà. E questo film è stato un po' una corsa contro il tempo, perché papà era molto malato. Quindi ho dovuto, grazie anche ad Antonella Di Nocera, la produttrice, che è stata straordinaria, fare una corsa per riuscire a finire il film. Ce l'abbiamo fatto giusto in tempo. Molti mi chiedono: ma papà poi è riuscito a vedere il film? È finito? Per fortuna sì, per un caso del destino, perché io stavo per partire per le vacanze. E avevo un premontato abbastanza simile a quello che adesso vedrete sul portatile. Mi siedo sul divano, mi chiamo mio padre, mi chiamo mia madre, e metto in mezzo, gli faccio vedere il film. E papà mi dice alla fine: beh, più che un film sulle giunte Valenzi, hai fatto un film sui comunisti. E insomma, io questo l'ho preso come un giudizio poi alla fine positivo, perché in realtà è questo, cioè io ho usato la storia delle giunte come un pretesto, ci sono molte omissioni, non c'è anche il racconto, per esempio, di altri partiti che fecero parte, per esempio Democrazia Proletaria, che fu un caso anche straordinario, ma non solo Democrazia Proletaria, i socialisti, i socialdemocratici, cioè le giunte Valenzi furono un'esperienza complessa, composita. Io in realtà mi soffermo solo sul mio punto di vista, quello della mia famiglia, che era una famiglia di comunisti, però vedendo il film potrebbe. Una lettura potrebbe essere quella, beh, hai fatto una storia sbagliata perché non fu solo così. È vero, ma in realtà io volevo raccontare i comunisti,
cosa voleva dire per me essere figlio di una famiglia di comunisti. E poi questo mi ha aiutato tantissimo l'incontro con Federico Geremicca, figlio di questo straordinario dirigente del PC napoletano, Andrea Geremicca. Io all'inizio volevo usare anche una voce fuori campo nel film, poi già sono abbastanza presente nel film, ho detto, l'ho anche registrata, no, togliamola, perché l'ultima testimonianza che io ho raccolto, quella di Federico Geremicca, in realtà è stata straordinaria, perché raccontava, Federico raccontava molte delle cose che avevo vissuto anch'io e come le ho vissute io, credo le abbiano vissute tanti altri figli di dirigenti politici. Un altro aspetto che non c'è, infatti poi parlandone con Lucia, giustamente, Lucia mi ha fatto notare che suo padre poi metteva prima di tutto il ruolo istituzionale davanti a tutto il resto, quindi lui riusciva ad avere degli ottimi rapporti anche con le forze politiche avversarie. Però io nel mio film non volevo il missino, non volevo il socialista, cioè è un film personale, non è un'inchiesta, non è un report fatto col bilancino politico, quindi c'è l'opposizione, ci sono tutti quanti i partiti, è una visione molto parziale di quell'esperienza. Papà si è emozionato. Lo so dal racconto di mamma vedendo il film, si è commosso per una cosa, non ve lo dico, lo vedrete, è alla fine del film, è qualcosa che succede alla fine del film. Ecco, io ho detto, credo tutto, vi lascerò la visione del film. Alessandro, io voglio ringraziare te, tutti gli intervenuti e ti dico che nel Salernitano questo evento di oggi con la proiezione del film ha destato tanto interesse al punto che sto avendo anche richieste da altri luoghi salernitani per proiettare il film. Se tu avrai piacere, io migliorerò l'organizzazione. Allora, ecco, io una cosa che sto inseguendo, perciò sono contento, anche contentissimo, anche se non siamo all'interno del Festival dei Gifuoni, ma di essere qui. Io sto inseguendo i giovani. Cioè, le proiezioni per adesso sono affollate dalle teste bianche, anch'io, anzi, testa pelata, perché si riconoscono, si rispecchiano in quella esperienza. Sarei curiosissimo di vedere la reazione dei giovani, che magari questo che si racconta per loro è fantascienza. Ecco, una politica capace di commuovere, di emozionare, è qualcosa che credo che molti giovani purtroppo non hanno vissuto e questo confronto quindi mi piacerebbe molto. Lo diremo al direttore artistico del Gifone Experience. Inoltre ringrazio il presidente Pio Rinaldi per la gentile collaborazione dell'ente Gifone Experience e ringrazio, anche se non c'è, il sindaco di Gifone Malepiano, Antonio Giuliano, che è stato davvero disponibilissimo. A Vittorio dico che si può procedere con la proiezione. Buona visione a tutti. Simplement, je nous appelons un bon gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement honnête. Stiamo a casa di
Stati Uniti, un patai che vuole prendere la fede e sa se ci può anche se è troppo comunista. Avanti popolo alla riscossa!